già pensato e lo stiamo già mettendo in atto. Noi chiediamo, faremo in modo di snellire ovviamente quelle che sono le procedure urbanistiche per dare le possibilità ai privati di intervenire. I comuni che hanno già ricevuto i fondi per il rifacimento, ovviamente di questa mareggiata, che dovevano spendere entro il 31 dicembre, appena la revoca di questi fondi, noi daremo una proroga fino alla fine di aprile, quindi i comuni avranno più tempo anche per valutare le zone più colpite della loro città sulle quali intervenire. Quindi cercheremo insieme ai balneari, insieme a tutti gli operatori, di percorrere insieme una strada sicuramente difficile, ma che ci deve portare a una soluzione all'interesse di tutti. Senta, chiedono anche che voi interveniate verso il governo centrale per la famosa direttiva Bolkestein. Ma guardi, proprio questa mattina a Roma la Corte Costituzionale ha discusso una delle nostre due leggi fatte col buonsenso, che hanno avuto anche un sostegno politico bipartisan, quindi fatto proprio nell'interesse del territorio, e che aspettiamo il risultato da parte della Corte. I segnali non sono sicuramente positivi e noi vogliamo non le proroghe, ma vogliamo che la Liguria, ma anche tutta Italia, esca dalla direttiva Bolkestein, perché queste aziende non sono aziende di servizi, sono delle aziende, sono dei beni che si tramandano da anni e quindi non possono essere messe all'asta come semplici servizi. Speriamo che il governo lo faccia. C'è l'ultimo punto: questa mareggiata ha messo in evidenza la fragilità della costa ligure. Non è il caso di ripensare anche all'esistenza di tutti questi baracchini che ci sono lungo la costa ligure? Questa mareggiata è un piccolo uragano, è stato qualcosa di mai visto prima. In alcune parti della Liguria ci sono stati 90 nodi di vento, cose, ripeto, mai viste. Addirittura chi apriva una portiera di una macchina se la vedeva portata via, cose che vediamo in genere nei film americani. Però sicuramente è un problema che esiste. Bisogna fare, e noi lo stiamo facendo, una pianificazione attenta del territorio. Ovviamente quello che è stato fatto in passato in certi casi è stato terribile, dannoso, una politica leggera e anche un po' miope. Noi stiamo cercando di mettere a posto quello che è accaduto però in 30-40 anni, quindi non è sicuramente facile e immediato, ma lo faremo. Okay, grazie. A voi.